Innanzitutto volevamo presentarvi questa che è diciamo la line-up 2012 top di gamma per quanto riguarda la line-up 2012 dei televisori LED Smart TV Samsung. Questo è un 55ES8000. Ovviamente potete riconoscerlo immediatamente perché è caratterizzato innanzitutto da un design assolutamente estremo con una cornice spessa solo 5 mm e una finitura meta. Caratterizzazione di quest'anno per quanto riguarda il top di gamma è l'innovativa base, una base AU diversa da tutto ciò che è presente attualmente sul mercato e che va, diciamo, a sostituire quella che era la base quad, quindi a ragno, a quattro lati, presente, diciamo, fino all'anno scorso sul top di gamma. La base quad che però sarà sempre disponibile sulle serie ES7000 a scendere fino alla serie S6100. Quindi in realtà questa è un'innovazione, un'evoluzione appositamente studiata per il top di gamma, quindi serie ES8000. Se date un'occhiata al pannello, noterete anche come quest'anno c'è una novità molto interessante e che, diciamo, presuppone anche e che dà vita a diverse poi applicazioni successive. Questa piccola protuberanza che in realtà non è nient'altro che una webcam integrata. A cosa possa servire questa webcam lo vediamo più avanti. Comunque, intanto potete immediatamente notare come, anche da un punto di vista simmetrico rispetto all'anno scorso, sia molto più studiato, molto più armonico. Ovviamente, il piccolo baffo con il logo sottostante, che è rappresentato sempre da un LED che si illumina in colore blu, è quest'anno controbilanciato rispetto all'anno scorso anche da una sorta di piccolo baffetto completamente simmetrico, presente anche sopra poi la base. Direi di partire adesso dando un'occhiata a quello che c'è poi dentro al televisore. Cominciamo subito con svelare un po' la grande novità. Ciao Smart TV! Come avete visto, io non ho schiacciato nessun pulsante, ma ho acceso il televisore semplicemente con un comando vocale. Questa è la grandissima innovazione di Samsung Smart TV per il 2012 per quanto riguarda il top di gamma. Quindi i televisori possono riconoscere il proprio volto e possono essere comandati tramite voce o tramite movimento delle mani. Come ho fatto ad attivare, diciamo, l'attivazione vocale e quindi ad attivare il televisore con la voce? Ci sono due metodi principali. Il primo è quello di semplicemente chiamare il televisore, quindi con Ciao TV. Il televisore risponde ai miei comandi e apre una sorta di barra, di un menu, che ti darà la possibilità di poter comandare, di scegliere quali sono i comandi che vuoi e che preferisci. In alternativa è dotato di questo telecomando aggiuntivo rispetto al telecomando normale in dotazione con i televisori, che permette di poter, premendo il pulsante posto al centro, esci, di poter comandare il televisore anche in condizioni di rumore di fondo, eccetera, eccetera, con tutta facilità, senza nessunissimo problema. Ovviamente tutte queste diciamo, proprietà sono poi godibili e fruibili una volta che si accede alla funzionalità smart. Qui mi dispiace, ma sta interferendo, ovviamente mi sta prendendo tutto con la voce. Dopo aver visto, diciamo, le caratteristiche di design del televisore e aver un po' anticipato quelle che sono le grandi novità in termini di comando vocale da parte della nuova televisore top di gamma serie 7000 e 8000 Samsung, un'altra grandissima novità è rappresentato dall'interfaccia Smart TV. Come si accede alla, diciamo,
diciamo, alla user interface di Smart TV si possono notare due cose principalmente. In primis che la risoluzione dello sfondo è nettamente migliorata, si tratta adesso di una risoluzione Full HD. E altra cosa, piccola cosa piacevole, è il fatto che lo sfondo possa essere cambiato, quindi può essere cambiato, personalizzato con delle immagini precaricate piuttosto che con le immagini preferite della propria famiglia, delle proprie vacanze, eccetera, eccetera. Altra cosa molto importante è rappresentata da questi tre nuovi macro categorie, questi tre nuovi aggregatori che rispondono al nome di Family Story, di Fitness e di Kids. Per quanto riguarda diciamo l'idea che sta alla base, il concetto che sta alla base della scelta di questi tre nuovi aggregatori, di questi tre nuovi signature services, è alla base un po' l'idea di concetto di televisore come hub familiare, quindi il centro dell'intrattenimento domestico, soprattutto finalizzato a godere di contenuti fatti apposta per la famiglia, fatti apposta per la vita familiare e dell'individuo all'interno di una socialità, una piccola comunità familiare. Ecco il perché si è scelto queste tre macro categorie. Innanzitutto Family Story. Family Story è un servizio fatto apposta per poter dare modo di condividere i bei momenti della vita, i piccoli momenti della vita a tutti quanti. Quindi sarà possibile caricare, come potete vedere nelle immagini della piccola demo, delle immagini che rappresentano i propri ricordi, i propri momenti felici, e di poterli mettere in condivisione su questo spazio, quindi tramite il cloud in questo caso. Si può postare una foto, abbiamo abbastanza spazio per poter contenere fino a 1000 fotografie, quindi abbiamo abbastanza spazio per poter mettere veramente dentro tutta la vita della propria famiglia quasi. Comunque è possibile postare, diciamo, tutti i migliori ricordi, tutti i bei momenti felici, di poterli mettere in condivisione e fare in modo che proprio il proprio network di familiari, anche a chilometri, a migliaia di chilometri di distanza, anche in un altro continente, possano vedere come stanno crescendo i propri figli, possano, diciamo, non perdersi momenti importanti come i compleanni, come le cresime, come le comunioni dei propri nipoti, ed è, diciamo, garantisce anche la possibilità di poter innanzitutto lasciare anche dei commenti, una sorta di bacheca condivisa, una sorta di piccola chat all'interno della famiglia, di poter caricare anche dei momenti importanti, tipo dei reminder ai compleanni, per non perdersi mai diciamo i momenti importanti della vita dei propri figli, dei propri nipoti, piuttosto che dei propri amici più stretti, e di poter avere anche sempre sotto controllo, anche tramite degli updates che vengono ricevuti nel momento in cui si è connessi, quando vengono caricati poi dei nuovi contenuti. Oltre a Family Story, sempre in un ambito di importanza familiare, su Smart Hub è presente anche il servizio Kids. Quindi in questo caso, molto più ristretto, si tratta di tutta una serie di contenuti fatti appositamente per i bambini. Quindi si tratta di storie, si tratta di cartoni, si tratta di favole, tutto contenuto fatto appositamente per il bambino e che i genitori possono tenere sotto controllo, possono decidere cosa il bambino debba guardare piuttosto che gli orari, piuttosto che anche tenere sotto controllo quali siano state, diciamo, le ultime riproduzioni, cosa insomma il bambino ha visto, quando, in che quantità, e poter anche decidere quali siano poi i vari contenuti che i bambini possano oppure non possano vedere. Oltre a Kids, altro servizio molto importante ed innovativo che sfrutta ancora di più le potenzialità di interazione che offre la nuova serie S7000-8000 è Fitness. Fitness è un vero e proprio aggregatore di esercizi fisici fatti apposta per tenere sotto controllo la propria forma fisica, per migliorarla e per creare una sorta di percorso in cui, stabilito un obiettivo, io posso tracciare passo dopo passo quali sono i miei progressi e posso soprattutto, anche con l'utilizzo di altri dispositivi, quindi collegando e scaricando l'applicazione per il mio
dispositivo portatile con il mio smartphone Samsung possa, dopo una corsa, aggiornare il risultato direttamente sulla piattaforma fitness e poter così vedere quali sono i progressi che io sto facendo, tenerli sotto traccia e poter decidere, grazie al mio personal trainer che ogni volta mi suggerirà l'esercizio migliore e più adatto al raggiungimento del mio obiettivo, che cosa posso poi andare a fare. Quindi qui possiamo vedere qual è il nostro consumo calorico medio, qual è la durata media dei nostri esercizi, quando abbiamo iniziato, quando abbiamo finito e a che punto siamo con il nostro progresso. Ovviamente tutto in base all'obiettivo che noi ci siamo prefissi. Quindi queste sono le tre grandi novità della piattaforma Smart TV 2012. Piattaforma Smart TV del 2012 che non è più come nel 2011, però differenziata di serie in serie. Se vi ricordate, la serie D partiva con una serie entry di 5.500 che aveva a disposizione soltanto la possibilità di scaricare le applicazioni, per poi salire man mano di serie e avere la possibilità di connettersi a social TV, quindi poter chattare live, e poi avere a disposizione web browser piuttosto che videochiamate Skype, però soltanto dalla serie 6.500 a salire. Quest'anno tutte le potenzialità complete di Smart TV, quindi tutti i nostri signature services, l'accesso a tutte le applicazioni, stiamo parlando di quasi 400 applicazioni a livello globale, di più di 60 applicazioni locali, di cui gran parte in esclusiva fatta apposta per il mercato italiano, la possibilità di effettuare anche web browsing e la possibilità di effettuare videochiamate tramite Skype. Tutto questo adesso è possibile tramite la piattaforma Smart TV 2012, a partire anche dalle serie entry, quindi a partire dalla serie ES 5005, a partire dalla serie EH 5003, fino ad arrivare alle serie più importanti come questa, la serie ES 7000 oppure la serie ES 8000. Ovviamente ciò che fa di questo televisore la grande innovazione è proprio il fatto di poter comandare il televisore tramite la voce e tramite i propri movimenti. Se io adesso esco da Smart TV, per me sarà possibile adesso controllare tramite il movimento. Immaginiamo di guardare un programma televisivo, siamo su Rete 4, però voglio cambiare canale. Sarà possibile tramite un semplice movimento della mano, quindi un piccolo click che sembra quasi prendere il pulsante che stiamo guardando, poter cambiare canale su e giù, piuttosto che abbassare il volume, tenendo premuto si abbassa molto velocemente il volume, oppure con un semplice gesto singolo ogni volta poter cambiarlo leggermente per alzarlo oppure per abbassarlo. Altra cosa, sarà possibile poi comandare sempre con il movimento tramite un clic al centro dello schermo, poter accedere poi a tutti i servizi come Smart Hub, come invece il mio normalmente, oppure ritornare a quello che stavamo facendo. Quindi qui sarà possibile anche comandare con dei gesti delle mani tutte le varie regolazioni di immagine, di suono, di sistema che fanno, diciamo, caratteristica del televisore. Cliccando su ritorno e tornando sul programma televisivo che si sta guardando, dopo aver sempre cliccato al centro e scelto l'accesso a Smart Hub, sarà possibile anche con l'utilizzo della mano accedere alle funzionalità della piattaforma. Posso accedere a Family Story, posso accedere a Fitness, posso accedere a Kids, oppure posso anche decidere di accedere a Web Browsing. Quindi sempre cliccando potrò godere di una navigazione che sia sempre più simile a quella di un vero e proprio mouse, però in cui il mouse in questo caso è caratterizzato dalla propria mano. Altra cosa interessante è che è poi possibile effettuare delle ricerche, cerca Samsung 2012. È possibile effettuare una ricerca vocale anche una volta che si entra in internet. Quindi in questo caso ovviamente il televisore
come dire, può essere comandato sia tramite i propri gesti e quindi utilizzando la tastiera QWERTY, sia utilizzando il proprio telecomando per cliccare i tasti sulla tastiera, oppure anche utilizzando la propria voce per poter scegliere quale sia l'ambito di ricerca che si voglia raggiungere. Ovviamente, altra cosa molto interessante dei televisori 2012 serie S7000-8000 è il riconoscimento facciale. Se noi adesso diamo l'input al televisore login, nel momento in cui si dà l'input di effettuare il login al televisore, la videocamera cosa fa? Immediatamente si attiva e cerca questa persona. Diciamo che riconosce il tuo volto e associa il tuo volto, qui per esempio ha riconosciuto due volti. Questi due volti possono essere associati a due diversi account, che nel momento in cui accederanno la prossima volta non dovranno più reimpostare il proprio user ID e la propria password, ma automaticamente verranno riconosciuti dalla webcam e verranno associati alla propria lista di contatti. Per esempio su Facebook si accederà direttamente al proprio account di Facebook con i propri contatti, con la propria storia. Su Skype la stessa cosa, si potranno vedere i propri contatti, si potranno vedere le ultime cose effettuate e, come dire, così si eviterà la perdita inutile di tempo ogni volta per dover accedere ad una schermata introduttiva in cui si imputano i propri dati di user ID e di password. Numero canale? Canale 3. Canale su. Canale su. Annulla. Muto. Volume. Altri. Smart Hub. Annulla. Esci. Esci. Spegni. Sì. Come potete vedere, il controllo sia vocale che gestuale è comunque molto semplice, molto intuitivo e dà la possibilità a ciascun utente di poter comandare anche in determinate condizioni. Per esempio, sono seduto sul divano, sto facendo mille cose e non trovo più il telecomando, posso comunque comandare il mio televisore senza dover per forza perdere tempo e cercare tra le varie cose, oppure rischiando magari di sporcarlo se in quel momento ho le mani sporche di cibo piuttosto che di altro. Come potete vedere, si tratta di una innovazione che può aprire immensi spazi, immense possibilità. Tutte queste innovazioni sono poi viste, e per Samsung sempre di più lo saranno poi in un futuro, per essere vissute come ecosistema. Quindi Samsung non propone soltanto televisori, Samsung ha anche una lineup completa di dispositivi smartphone, di tablet, di fotocamere che quest'anno diventano smart, di notebook e netbook PC, di tutta una serie di dispositivi che sempre di più potranno interagire con il televisore e diventare parte di un vero e proprio ecosistema per poterne godere appieno. Già l'anno scorso lo smartphone o il tablet poteva diventare telecomando. Già l'anno scorso Samsung poteva far fare al proprio tablet o al proprio smartphone da Second TV.
quindi dà la possibilità di poter guardare lo stesso canale presente sul televisore oppure il canale proveniente da una sorgente anche non guardandolo direttamente sul proprio televisore. Da quest'anno Samsung porta ancora più in là questa possibilità di ecosistema, lo porta più in là garantendo anche la possibilità che il proprio smartphone o che il proprio tablet possano innanzitutto videoregistrare da remoto. Quindi se io sono in viaggio e mi sto perdendo il mio programma preferito, posso dare l'input al televisore di videoregistrare questo programma sul disco esterno. Altra cosa, posso sfruttare la videocamera integrata su S7000 ed S8000 per poter controllare l'ambiente domestico, per evitare che non ci siano intrusioni da parte di ladri, quindi per una questione di sicurezza, piuttosto anche che per controllare che i propri bambini non si stiano facendo male mentre stanno giocando davanti al televisore o nel salotto di casa. Altra cosa molto interessante e che porta sempre di più l'idea di sistema è il fatto, e di ecosistema è il fatto che grazie alla tecnologia cloud, grazie al cloud, dispositivi diversi possano caricare dei contenuti che possono poi essere usufruiti tramite il televisore. Quindi io sono in vacanza con i miei amici, posso salvare nella nuvola, nel cloud, le mie foto preferite che possono essere immediatamente condivise con chi sta a casa e possono essere viste sul televisore di casa immediatamente, quasi in contemporanea. Quindi sempre di più Samsung sta ragionando in termini di ecosistema. Il mondo si sta evolvendo e ci sono dispositivi che offrono l'opportunità di interagire sempre di più. Noi vogliamo che l'ecosistema possa allargarsi sempre di più e comprendere sempre più opzioni per migliorare la vita dei nostri consumatori.